Hola mundo, Stefano Life in Fuerte, muelle de Caleta de Fuste, Antigua, Fuerteventura, Canarias, Spain. Ciao a tutti. Diretta per presentarti un nuovo progetto di Life in Fuerte, mentre attendiamo un pochino di audience e un invitato speciale, ti faccio vedere un po' il panorama che io ho davanti agli occhi in questo momento, che è veramente spettacolare, bellissimo. Facciamo una passeggiata, stavo facendo un leggero aperitivo, facciamo una passeggiata per Caleta de Fuste, sopra per il molo e per la spiaggia, per presentarlo un pochino. Caleta de Fuste è nella parte est dell'isola, al centro, e la rende una location oltre che bellissima, tatticamente spettacolare per chi ama viaggiare, girare e vedere tutti gli angoli nascosti dell'isola. Adesso vediamo se è arrivato il nostro ospite speciale, vediamo vedere, andiamo a vedere, aspetta. Eccolo qua. Eccoci. Io ci sono. Si sente? Stefano. Non sento nulla. Ho un attimo che adesso Eccoci. Un po' ti sento anch'io. Senti? Adesso? Perfetto, sì. Sai che mettere insieme tecnologia e ignoranza umana è improponibile. Noi Vabbè, allora. Dovremmo usarli più spesso. Come in ogni cosa. Presentati, o ti presento io, anzi ti presento io. Signori, vi presento. Vai. Signori, anzi amici, ti presento uno dei migliori formatori che abbia trovato sul mio percorso in questi anni. Una persona che ha compreso veramente bene cos'è il business, la vita e il vivere serenamente. Vi presento, signore e signori, madame, messieurs, mujer e hombre, Vincenzo Cento del progetto Warriors Project. Ciao a tutti, ciao e benvenuti. Adesso, come in ogni cosa, quando si inizia per la prima volta si fanno sempre degli errori, ma sono errori costruttivi, e quindi impariamo a condividere le dirette, e man mano snelliremo, diciamo, tutto questo tempo che abbiamo perso per cercare di condividere la diretta, ma ci siamo riusciti. Chiaro, l'errore è necessario per arrivare alla meta. Esatto. Che bellissimo panorama che vedo, Stefano. È i moli che siano commerciali o che siano turistici, per me sono sempre affascinanti. Sono il punto di partenza per l'ignoto, e hanno un che per me di veramente affascinante. Bene, bene. Andiamo a illustrare il progetto, Stefano? Sì, cominciamo. Dopo 7-8 mesi, aiutami a ricordare, Vincenzo, perché sono successe talmente tante cose che il tempo si è spalmato in maniera diversa nella mia vita da quando ci siamo incontrati io e te. E, da maggio. Un annetto circa, sì, da maggio dell'anno scorso, abbiamo iniziato a collaborare io e te, fino ad arrivare nella formazione, abbiamo iniziato a collaborare. Ho seguito tutta la tua formazione fino ad arrivare a questi risultati che sono Fuerteventura, il nostro progetto che adesso andremo a presentare. Una vita sociale serena, molto sociale, molto più serena, ma soprattutto
una cosa di cui ti ringrazio, un aumento oltre che dei fatturati della qualità di vita. Ottimo, ottimo. Io continuo a passeggiare qui per Caletta de Fusta e mentre tu parli facciamo vedere il panorama che forse è più interessante di noi, Vincenzo. Sì, diciamo che questo panorama è veramente unico e cerca di farlo vedere perché ed è per questo che abbiamo scelto questa meta, questa località, per avviare il nostro primo corso, vacanza corso, corso di formazione a Fuerteventura, che tratta esclusivamente di business, ovvero di riuscire, come riuscire a crearsi una libertà finanziaria, crearsi un lavoro che sia profittevole, a sfruttare il mondo del web, dell'online, in modo giusto e in modo semplice, senza complicarsi la vita, ma cercando, con le tecniche che andremo a spiegare, come mettere in pratica, avviare parallelamente a un lavoro che magari una persona è un dipendente o ha un'altra attività, quindi è già impegnata in un altro, in una prima occupazione, come riuscire ad avviare una seconda attività in parallelo per poi, se vuole, mollare il primo e sostituirla con la seconda, che deve essere più remunerativa e più e slega il tempo dal guadagno. Questo è l'obiettivo principale, ma non ci sarà solo formazione, quindi in una settimana ci saranno 13 ore di formazione molto pratiche su tutto questo che vi ho appena detto, ma ci saranno anche delle attività in cui metteremo in sfida, e poi fra poco do la parola a te Stefano, sì. E metteremo in sfida, metteremo le basi per capire come allenare e gestire le nostre emozioni, e quindi ci sarà proprio tre giornate di escursione in cui ci sarà sport, natura e un team building che faremo col gruppo formativo che deciderà di, che creeremo proprio per questa vacanza, e faremo queste attività assieme al corso di formazione. Quindi questo va a unire tecniche pratiche specifiche, strategie, con un divertimento, ma anche un'esperienza, un corso esperienziale che ti porta a capire come cosa vuol dire un team unito, come superare le sfide, come affrontare magari le paure e riuscire a gestire questi momenti di tensione e di pressione che sono proprio una vita, certe volte sono veramente intensi per un imprenditore, perché sì, l'imprenditore non è solo colui che vive nelle feste, che ha le macchine di lusso, che magari non è neanche questo, perché questo è quello che vediamo, poi bisogna vedere il dietro. Non è solo quello dei bei momenti, l'imprenditore si vede nei momenti di difficoltà, nei momenti di pressione, se sa gestire le emozioni, se quando guadagna 2 lire non va a spenderne 10, cioè, questo è un imprenditore, ok? Quindi uniremo la formazione, la pratica, col divertimento, con la natura, con lo sport. A te la palla per questa parte della vacanza che faremo. Tutto ciò che hai detto è verissimo, ti chiedo solo conferma dell'audio se mi senti bene, perché mi si è scollegato il microfono auricolare e potreste sentire la brezza di Fuerteventura sul microfono. Comunque, si sente meglio di prima. Molto bene. Comunque, abbiamo attivato, come era nel progetto, l'intercettazione di una barca a vela o catamarano che ci portasse a fare un'esperienza di team building fuori in mare aperto, e invece di trovarne una ne abbiamo trovato 3. Lanciando dei progetti abbiamo ricevuto dei controprogetti, perché le persone che ho contattato erano entusiaste di quello che andremo a fare e ci hanno dato partecipazione attiva a questa cosa. Non vi vado a svelare niente, perché accetteremo sono tutte e 3 cose bellissime, ma accetteremo la migliore per i nostri iscritti. Abbiamo una lezione di surf da quasi 5 ore, dove andremo, per chi non l'ha mai fatto, per chi non ha avuto esperienza, andremo ad apprendere una cosa fondamentale: tenere i piedi per terra.
più qualche escursione sull'isola e qualche piccola sorpresa, Vincenzo, che io non voglio svelare, perché è bello anche farsi un regalo, è vero? È bello assolutamente. Anche chi credo si possa fidare di noi deve aspettarsi anche un regalo, qualcosa di una sorpresa, come questa ad esempio. Invidiabile, invidiabile, perché io sono qui col maglioncino e la camicia e tu sei lì in magliette e maniche corte con questa bella spiaggia. Ah, io sto sudando con una magliettina. C'è questa brezza, Fuerteventura è bellissima perché c'è questa brezza che ti accarezza continuamente e il sole non ti cuoce. Comunque, bene. Vincenzo, vediamo di rendere spendibile subito questo nostro, questa nostra diretta. Tramite le tue parole, vuoi fornire un consiglio o qualcosa a chi segue la mia pagina e a chi segue la tua, perché chi non ti conosce secondo me ha voglia di vedere e di sentire il tuo modo di fare, il tuo modo di formare. Esatto. Allora, un'ultima informazione tecnica: il corso vacanza che faremo su 7 giorni a Fuerteventura avrà 13 ore di formazione in aula e 3 escursioni, quindi saranno 7 giorni intensi, 7 giorni di divertimento e apprendimento puro. E venuto fuori da lì non sarai esaltato, quindi non faremo una sorta di corso motivazionale, ma faremo un corso pratico che ti dia delle tecniche semplici che tu puoi applicare. Questo è un concetto che dobbiamo proprio dire, perché devi venire fuori con qualcosa di semplice, spendibile, una strategia, devi sapere come fare, creare un business, cosa serve, come svilupparlo e come proteggerlo. Ricordati sempre che in un business ci sono 3 fasi, creazione, sviluppo e protezione. Non puoi lasciarlo e quando lo crei poi dopo pensare che vada avanti così, perché il mondo cambia, noi cambiamo e tutto cambia. Quindi qual è l'unico concetto che ti posso lasciare adesso in questa breve diretta? È questo qui: se tu vuoi ottenere risultati che non hai mai ottenuto, risultati difficili, devi smettere di frequentare persone che non ottengono i risultati che tu vuoi. Quindi devi isolarti e andare a circondarti di persone, di libri, di film, di video, di informazioni che riguardano esclusivamente quello che vuoi raggiungere. Quindi devi smettere di pensare come la maggior parte delle persone se vuoi ottenere risultati che in pochi ottengono. Okay? Quindi devi iniziare a fare questa scrematura, seleziona i tuoi condizionamenti esterni, inizia a isolarti piuttosto che a farti influenzare negativamente da chi non ottiene ciò che vuole, perché ti influenza più di quello che tu possa immaginare. E allora, se tu fai questo, smetterai anche di pensare come il 90% delle persone, perché il problema, una delle cose che impedisce di più, degli errori che si fa più spesso, che quindi impedisce di raggiungere gli obiettivi, è quello di volere un obiettivo difficile e frequentare le persone che non ottengono quell'obiettivo, quindi continuare a pensare come le persone che non raggiungono quell'obiettivo. Invece tu devi andare a capire chi ha raggiunto obiettivi simili, come ha fatto, quali strategie ha ottenuto e a isolarti, perché il modo di pensare, di comunicare delle persone che ottengono i risultati che tu vuoi è praticamente, non è sempre così, ma è praticamente l'opposto di quello delle persone che non ottengono risultati rilevanti. Se non è l'opposto, comunque non è il modo di agire di quelli che non ottengono risultati. Quindi se tu vedi tante persone che ti danno, dispensano consigli ma non ottengono risultati in pratica, tu sai che quello è il modo da non fare. Quantomeno tra tutte le possibilità, quelle da escludere. E quindi inizia a isolarti, fino a che non inizi a mettere una strategia che ti porti a ottenere ciò che vuoi. Quando raggiungi degli obiettivi, dei risultati che sono veramente fuori da questa media delle persone, questo sarà un processo che ti verrà automatico, non sarà più una forzatura. All'inizio è una forzatura, ovviamente. Stefano, io ho fatto. Confermo pienamente quello che dici, perché in questi mesi, siccome te abbiamo avuto degli intensivi proprio in questi mesi, le cose sono realmente cambiate, come tu dici, quindi non faccio altro che... Dai un po' di... Com'è? Dai qualche dato e poi lo do anch'io, no, sulle nostre esperienze. Beh, noi ci siamo visti tra
tra di persona e altri sistemi di comunicazione praticamente tutte le settimane. E abbiamo tirato fuori, secondo me, da Life in Fuerte un bellissimo prodotto. Prodotto di cui sono soddisfatto io in prima persona, ma anche il socio che lavora con me. E i risultati sono veramente ottimi. Io ho moltiplicato i follower alla pagina, le attenzioni, le chiamate, le mail, l'attenzione comunque verso il mio business, verso quello che tratto io, che è che è compravendita immobiliare, vacanze, affitti e cose del genere. Le ho moltiplicate questi numeri. Io però ero più concentrato, Vincenzo, sulla forza di una settimana formativa. Ero più concentrato su quello, e per quello che non sono riuscito a raccontare bene la mia esperienza, perché stavo riflettendo, e parlo mentre penso, stavo riflettendo di quanto sia potente entrare all'interno di un'informazione, di uno stile di vita, restarci, perché sei lontano dal quotidiano, dal problema quotidiano, e assorbirlo tutto, soprattutto in un ambiente del genere dove i pensieri negativi se ne vanno, soprattutto con una naturalezza del genere. Non so se sono stato capace di spiegarmi bene, perché mi ha emozionato questo dialogo, mi ha emozionato molto. E Bene, è positivo allora. Mi ha emozionato con il sorriso, perché penso in questo momento a tante cose belle che ho passato ascoltando e apprendendo da te. Mi ha emozionato in quel senso lì. Grazie Stefano, grazie. È un piacere, è sempre un piacere. Do un paio di dati di quello che ho fatto io negli ultimi 2 anni. Allora, io ho creato un percorso che si chiama Warriors Project, ho creato un sito, un'associazione di cui sono presidente, formatore, che 2 anni fa, praticamente poco più di 2 anni fa, era a zero, non aveva follower, non aveva iscritti, non aveva nulla. A distanza di 2 anni abbiamo semplicemente portato in aula quasi 2000 persone tra Parma, Reggio Emilia e Bologna, abbiamo quasi portato a termine un percorso online che è già iniziato, abbiamo avuto il 99,7% di feedback positivi in aula. Negli ultimi 12 mesi abbiamo fatto 360 ore di individuale, 180 di aula, e abbiamo fatto nel 2018 il 200% rispetto al 2017. Considera che sono 2 anni, quindi non eravamo nessuno. Oggi siamo nelle province in cui operiamo, siamo comunque un punto di riferimento, abbiamo mediamente 200 iscritti al mese, 180-200 iscritti nuovi al mese su i nostri corsi di formazione, quindi muoviamo numeri che sono rilevanti. La differenza tra noi e il percorso formativo qual è? È quello che noi diamo una frequenza costante, facciamo 2 corsi al mese, quindi diamo il percorso base, 24 corsi all'anno, quindi siamo un punto di riferimento costante in cui la persona fa allenamento. È questo che diversifica il nostro percorso rispetto a tutte quelle aziende o scuole che fanno delle full immersion, ma che non seguono nel corso del tempo il partecipante. Quindi il partecipante, dopo la full immersion, si ritrova da solo con i concetti che non riesce ad applicare. Noi andiamo a contrastare questo, aiutarlo quando si sente da solo, perché siamo frequenti, costanti, poi alcuni, come Stefano, fanno anche il percorso individuale, quindi ci vediamo ogni settimana. Su 52 settimane io ci sono con la persona 48. Cioè, capisci che inizia a essere un lavoro molto importante, questo porta a un risultato sulla salute, sul business e sulle relazioni, in meglio sempre. Abbiamo detto tutto, secondo confermo me. Confermo nuovamente i risultati del tuo lavoro. Niente, io... Abbiamo anche tanti testimonial sulla pagina, insomma, si può, è facilmente verificabile tutto questo su YouTube, su Facebook, insomma, sui canali, eccetera, eccetera. Sì, è vero, i tuoi canali sono adesso apprenderò anche questo in futuro, ma i tuoi canali sono,
sono pregni di commenti sul tuo lavoro, ed è una cosa molto bella, è una cosa molto positiva per quello che facciamo, perché la gente impara a conoscerci rispetto alla valutazione anche di qualcun altro, ecco. E certo, Vincenzo, allora, torniamo a parlare del viaggio formativo, se ti va, solo 2 minuti per concludere. Continua a seguirci nelle dirette, perché nei prossimi giorni daremo maggiori informazioni sulle location, sulle attività, vi faremo vedere alcune immagini. Io vorrei lanciare una cosa che Vincenzo mi ucciderà dopo, ma io sono un commerciante e devo farlo. Non abbiamo ancora messo fuori i prezzi, quando li metteremo fuori sono scontati, ma da qui a una settimana, da quando usciranno i prezzi di questa vacanza formativa, se qualcuno ha fede in noi e si prenota prima, io ci metto di mia tasca un altro sconto di 100 euro, oltre al prezzo di lancio. Dai, non uccidermi. Va benissimo. Altro che. Per il resto, nelle prossime dirette andremo a far vedere tutte le attività e a parlare più approfonditamente anche di quello che si farà in aula, perché è parte centrale di questo viaggio vacanza. Bene. Allora, metà giugno l'abbiamo detto, metà giugno sì. I pochi selezionati che riusciranno a partecipare a questo corso, che si prenderanno i posti per primi, alle condizioni più vantaggiose, saranno con me e te una settimana assieme. Per chi farà il percorso exclusive avrà anche delle formazioni di strategia, due ore di strategia mi sembra personalizzati, quindi una consulenza strategica specifica sul business, oltre a tutto il percorso, e poi magari una bella cenetta sul assieme. Direi che abbiamo detto anche troppo. Anche di più di quello che ci aspettavamo di fare. Io saluto te, saluto chi ci ha seguito, saluto chi guarderà questo video. Io non faccio altro che dirvi che vi aspetto qui. Oh. E noi verremo, Stefano, noi verremo. Vincenzo, ci vediamo presto. Come sempre è stato un piacere. Piacere mio, a presto. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Hola mundo. Hola.